E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Tech e parleremo delle migliori 10 applicazioni da me scelte per il mese di aprile installate sul mio iPhone. Eccoci qui ragazzi, la prima app che ho scelto per questo video si chiama Wallet App. Questa non è altro che un portafoglio virtuale dove vai a registrare tutte le nostre entrate, uscite e trasferimenti. Come potete vedere è protetto dal Touch ID ed è possibile configurare i nostri conti bancari in modo da non andare a trascrivere manualmente tutti i dati. Oltretutto abbiamo tutta una serie di grafici per poter visualizzare con più facilità i nostri dati. Passando avanti possiamo trovare Fontmania, che come lo dice anche il nome va ad inserire dei testi all'interno delle nostre foto, ma prima ci fa effettuare una regolazione sull'asse di rotazione longitudinale e verticale. Una volta scelta la regolazione giusta, ci fa inserire in sovraimpressione alla nostra foto scelta o un'altra foto o un testo. Adesso facciamo una prova per poi scegliere il font, andarlo ad allineare se stiamo scrivendo su due righe, scegliere il colore, l'opacità e l'ombra. Una volta fatto ciò, abbiamo un'ultima modifica che possiamo fare ed è quella di andare ad inserire una cornice per poi sceglierne anche su questa la dimensione, il colore, l'opacità e l'ombra. Fatto ciò, possiamo andarla ad esportare velocemente sui nostri social o andarla a salvare direttamente nella nostra galleria. C'è da dire che però questa applicazione ha un costo. Per il momento è sull'App Store a 4,99 euro, ma vale tutti i soldi che costa. Andando ancora avanti, abbiamo due applicazioni create dall'Apple. La prima si chiama Clips. Questa non fa altro che aiutarci a creare dei mini video per i nostri social, molto velocemente e con semplicità. La seconda invece si chiama Memo Musicali. Questa ci aiuta, associata al nostro strumento musicale, ad accordarlo oppure andare a registrare quello che stiamo suonando. Passando alla riga sottostante, abbiamo tre applicazioni per il benessere del nostro corpo. La prima è creata da Nike Plus, sicuramente conoscerete questo marchio, ma l'applicazione si chiama Run Club. Appunto come dice anche il nome dell'applicazione, è un'applicazione che va a monitorare i chilometri e il minutaggio della nostra corsa. Come potete vedere, è strutturata davvero bene e il suo design è davvero bellissimo. Adesso facciamo avviare una corsa per farvi vedere come si vede davvero bene i chilometri, il minutaggio e il chilometri al minuto. Per stoppare un allenamento basta tenere schiacciato e lui va a salvarlo automaticamente in tutte le nostre attività. Io ho effettuato 6 corse così tanto per provare e devo dire che funziona davvero bene ed è strutturata davvero molto molto bene. Passando ancora avanti abbiamo LifeSum, qualcuno sicuramente conoscerà questa applicazione che non fa altro che andare a monitorare le chilocalorie che assumiamo giornalmente. Inoltre possiamo impostare degli obiettivi in base a quello che vogliamo fare. Il nostro goal in questo caso è quello di perdere peso e quindi loro, cioè l'applicazione, va a settare in base alla nostra età, alla nostra altezza e quello che facciamo giornalmente le chilocalorie che dobbiamo assumere ogni giorno. Per aggiungere i nostri pasti è molto semplice, basta cliccare questo più qui sotto e andare a scegliere quello che abbiamo mangiato, in che sezione andrà, tra la colazione, il pranzo, la cena, lo spuntino e l'attività fisica. Quest'ultima andrà a detrarre le chilocalorie che abbiamo assunto e che abbiamo perso. Come ultima applicazione per il benessere del nostro corpo abbiamo Binatural. Questa non fa altro che farci ascoltare dei toni sonori per farci concentrare maggiormente su quello che stiamo facendo. Si parte principalmente dall'attività più alta, che sono 49,5 Hz, che è per l'attività intellettuale, passando poi a un'attività classica, al relax sogni, alla meditazione e al delta sonno, che arriva fino a 0,5 Hz. Inoltre possiamo impostare il sensore pioggia che ci fa ascoltare della pioggia e possiamo anche aumentare l'intensità. Passando adesso all'ultima sezione di questo video, troviamo tre giochi. Il primo è chiamato Kami 2, uno dei più votati sull'App Store in questo momento, ed è un gioco davvero carino ed è un ottimo passatempo. Come adesso vi farò vedere, andiamo a fare una partita
abbastanza semplice per farvi vedere come funziona. E come potete vedere abbiamo tre colori da scegliere e una schermata con vari colori. Noi non dobbiamo fare altro che andare a portare tutto di uno stesso colore. In questo caso, per esempio, possiamo andare a portare questo giallo, noi abbiamo a disposizione due mosse, e poi verde, in modo che abbiamo portato tutto dello stesso colore e il quadro va avanti. Passando adesso ad un altro gioco, l'ho aperto in precedenza perché è un gioco abbastanza complesso e quindi sono entrato direttamente in missione. Questo è un gioco di navicelle spaziali che noi dobbiamo praticamente andare a distruggere delle altre navicelle. È fatto davvero bene, è possibile guidare la nostra navicella con un analog che tramite il nostro giroscopio del cellulare, ed è un gioco davvero fatto davvero molto molto bene. La grafica non è male, è molto intuitivo e semplice da utilizzare. Come potete vedere possiamo fare degli effetti davvero carini. Adesso sto distruggendo tutto. Ok. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo un'ultima applicazione chiamata Full of Stars. Questa è un'applicazione, è un ottimo passatempo, l'ho avviata in precedenza dato che ci vuole un po' prima di farla partire come quella precedente. È un ottimo passatempo, come appunto dicevo, dato che dobbiamo schivare tutti questi massi, cercare di prendere il maggior numero di queste palline, e poi abbiamo, per cercare di, quando la cosa diventa un po' più complicata, schivare più massi possibile, abbiamo o il laser o addirittura la spinta ultrasonica. Quindi il video finisce qui e adesso andiamo al finale. Ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e vi raccomando, divertitevi a spolliciare qui sotto per vedere a che numero di like riusciamo ad arrivare. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, e se volete commentate qui sotto per farmi sapere se preferite video di questo genere un po' più spesso. Ma il video finisce qui e quindi noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.